Tratto di lava è una mostra da non perdere. Nella sala Ipogea di Teramo, sino al 6 marzo prossimo, si potranno ammirare le opere di Mimmo Polovineo, pittore, fumettista e illustratore teramano recentemente scomparso. A promuovere l'evento culturale gli amici di Mimmo, in collaborazione con l'associazione Teramo Nostra, che hanno cercato di restituire ai visitatori una visione d'insieme della poliedrica attività dell'artista mai dimenticato. Questa mostra è stata pensata dagli amici di Mimmo per ricordare a noi stessi Mimmo, che ci manca tantissimo, e soprattutto per farlo conoscere la città di Teramo, che diciamo, lui, essendo trasferito molto giovane per gli studi e per lavoro in Lombardia, è rimasto sempre su. Però questo non si viene a niente, perché Mimmo tornava sempre a Teramo, sempre, ogni occasione era buona, tant'è che aprì in un certo periodo della sua vita uno studio grafico a Piazza Martiri, Ad Prode. Ha collaborato in quel periodo con diverse case editrici di Teramo, facendo anche diversi marchi a diversi locali storici della città. Era molto poliedrico come artista, dipingeva su tutto, con tempera, olio, su porte, finestre, su tovagliette del ristorante, quindi. E queste sue opere infatti erano sparse un po' ovunque tra gli amici, gli conoscenti, quindi anche organizzare questa mostra è stato un po' difficoltoso per ritrovare tutto questo materiale un po' sparso. Troppe opere abbiamo trovato, ne mancano ancora tantissime sicuramente, speriamo un altro giorno, con un'altra occasione, di poterle riproporre alla cittadinanza di Teramo.